una bellissima giornata di sole, è bellissimo incontrare anche tanti giovani, musica anche nei vicoli del centro storico, un centro storico che stiamo valorizzando anche perché molti giovani non lo conoscevano, un centro storico che merita di essere conosciuto anche dai tanti visitatori, e per questo abbiamo proposto l'idea del museo di città attraverso un'immersione nella storia dei 2600 anni, poi da qui si parte verso la valle e il mare. Quindi sono molto soddisfatto, voglio ringraziare tutti i delegati, tutti coloro i quali stanno collaborando, i volontari, i professori, i presidi, insomma è tutta la città che si muove, e penso che sia il viatico migliore poi per l'incontro che ci sarà lunedì per Capitale Italiana Cultura. Capitale Italiana Cultura parte dal basso, parte solo dal fatto che tutta la città si innamora di se stessa e quindi condivide questa idea. Ruben Russo, responsabile fra i giovani Agrigento. Ruben, una giornata ricca di iniziative per questo fine settimana con le giornate fai di primavera. Sì, una giornata ricca di iniziative, vi aspettiamo tutti nel centro storico di Agrigento, l'entrata da Porta di Ponte. Per questo trekking urbano troverete i nostri giovani ciceroni con delle facce sorridenti a presentarvi tutti i beni che ci sono nella nostra città. Anna Gangarossa, responsabile fai scuola. Anna, le scuole ancora una volta protagonista delle giornate fai di primavera. Sì, sono qua tutte le scuole superiori della città di Agrigento. È stato meraviglioso vedere già la via Atenea pullulare di giovani da stamattina alle 8:30, desiderosi di cominciare questo percorso in qualità di apprendisti ciceroni, di visitatori, insomma c'è aria di festa. Buone giornate fai di primavera a tutti, ecco, vi invitiamo ad approfittare oggi e domani dell'apertura, della presentazione di questi beni. Allora, buongiorno, siamo di nuovo qui per le giornate fai di primavera 2023, quest'anno si svolgeranno all'interno del centro storico di Agrigento, nel quartiere di Mannalà. Do appuntamento a tutti per domani e anche per oggi, dalle 9 del mattino alle 13, dalle 15 alle 18. Sarà una grande festa, riscopriremo il centro storico per le vie dell'antico quartiere di Mannalà, a partire dalla Madonna degli Angeli, dalla scalinata Madonna degli Angeli, per arrivare fino al Purgatorio e ridiscendere lungo la via Atenea, visitando anche Palazzo Celauro, dove soggiornò Goethe. Quindi diamo un appuntamento a tutti, una grande festa. E buon divertimento!